Ieri un incontro tra la Confcommercio e l'amministrazione per parlare del discusso argomento relativo agli Euro 4. Che cos'è emerso? Abbiamo avuto l'incontro con il sindaco Peracchini e con l'assessore Casati, è stato un incontro sicuramente proficuo, ci sono state confermate l'intenzione, cioè, l'intenzione di portare avanti i progetti promessi, quindi parcheggi di interscambio, l'istituzione delle navette, la ricerca di parcheggi di cintura e di sostegno a quelli già presenti, insomma, quindi tutta una serie di iniziative, così come la possibilità di entrare in città per utilizzare parcheggi all'interno, tipo Piazza Europa. E una cosa importante che ci è stata confermata proprio per, diciamo, alleggerire il problema, il carico della mancata, del divieto di entrata all'Euro 4, la possibilità di entrare a parcheggiare nella zona di Piazza del Mercato nel momento in cui verranno istituite le barriere per la sosta a tempo, proprio per permettere un parcheggio a rotazione al servizio della piazza, che dia un sostegno forte alla possibilità di intervenire, utilizzare la piazza, e questo parcheggio verrà permesso anche ai proprietari di macchine Euro 4. Quindi la piazza potrà avere una struttura più efficiente dal punto di vista dei parcheggi, che permetterà una rotazione e che non lascerà fuori neanche le macchine con l'Euro 4. Quindi, insomma, le iniziative promesse sono importanti, credo che alleviano moltissimo il problema del discorso sull'Euro 4, e quindi permettano, insomma, di fruire della nostra città un po' a tutti, anche a chi appunto non ha vetture più recenti. Ecco, a proposito di Piazza del Mercato, molte sono state le proposte da parte di Confcommercio proprio per studiare una migliore soluzione, una migliore fruizione della piazza. È stato deciso di aprire nell'immediato futuro un tavolo tecnico. Sì, esatto, la Piazza del Mercato è un argomento di scottante attualità. Non vogliamo noi come associazione assolutamente che la nostra piazza del mercato, il nostro mercato diventi un mercato rionale. Vogliamo che anzi venga data la possibilità di rilanciare il ruolo di Piazza del Mercato come anche attrattiva per il turismo, come opportunità di attività che non siano solo quelle mercatali, eccetera. Quindi si è pensato, insieme al Comune, di istituire un tavolo tecnico dove parteciperanno, ovviamente, oltre al Comune, agli responsabili tecnici, anche le associazioni di categoria, che potranno dare un aiuto importante per trovare da subito iniziative e soluzioni per sfruttare meglio le opportunità della piazza, per esempio per degli spazi che si possono andare a recuperare all'interno, e dare quindi opportunità da subito per il rilancio di Piazza del Mercato.